Martinico, è stata scarsa la partecipazione della società civile alla fiaccolata per la legalità organizzata dall'amministrazione comunale. Numerosi invece studenti, politici, associazioni i locali e regionali. I sindaci rappresentano un messaggio chiaro. Oggi la politica è molto più attenta, puntuale, precisa in un momento come questo. Però bisogna dirla tutta, qui a Partinico credo che la magistratura e le forze dell'ordine devono fare chiarezza affinché se ci sono imprenditori collusi non possa essere spacciati per chi non paga il pizzo, è un'altra cosa. E credo che qui la magistratura farà la sua parte, bisogna farla fino in fondo. Il Consiglio Provinciale è naturalmente presente. Presente perché oggi siamo a sostegno del vicepresidente vicario Enzo Briganò che ha avuto appunto degli attentati e quindi era giusto e doveroso essere qui presenti con una serie anche di altri consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. La nostra presenza e siamo felici del fatto che ci sono tanti giovani perché proprio dalle nuove generazioni deve partire il nostro no alla mafia e soprattutto dalle scuole, un messaggio importante. Sono convinto che tutto quello che sta succedendo a Partinico fa male a questo paese perché stiamo arretrando, c'è un'involuzione sociale. Sicuramente così perdiamo e perdiamo tutti, perché io vedo che ci sono i genitori che incoraggiano i figli ad andarsene da questo paese, sicuramente ci sono le imprese che non vogliono investire più e non vogliono restare in questo paese. E quello che sta succedendo determina un arretramento economico, sociale, culturale. Quindi smettiamola perché secondo me si ritorce contro di tutti, si ritorce soprattutto contro lo sviluppo. Il malaffare c'è e c'è da tutte le parti come anche a Partinico, ultimamente si è maggiormente evidenziato, noi speriamo con il lavoro che fanno la magistratura e le forze dell'ordine, che non hanno bisogno, che noi politici gli diciamo non abbassate la guardia, sicuramente loro non l'abbasseranno, non hanno bisogno che i politici, ma l'importante è che i politici mandano un messaggio, il messaggio forte che ognuno di noi nel ruolo che ricopre faccia il proprio dovere, nel momento in cui tutti, ognuno di noi fa il proprio dovere, penso che le cose vanno bene e vanno meglio per tutti. È un momento in cui a parte discorsi, a parte la comunicazione mediatica, c'è bisogno anche di un po' di riflessione. Beh, certamente, intanto la manifestazione di questa sera è un ulteriore invito a riflettere, è un invito a tutta la comunità a stare insieme, a fare in modo che ci si renda conto che le istituzioni ci sono, che sono presenti, e però la gente deve stare dalla parte delle istituzioni, la gente deve collaborare, dobbiamo trovare insieme un modo di andare avanti per sconfiggere questo fenomeno così triste. Un messaggio che noi vogliamo dare è un messaggio di pace, è un messaggio di amore, perché noi vogliamo vivere in pace a Partinico, ma soprattutto dobbiamo diffondere questo messaggio di amore che è un messaggio del Vangelo. Stasera è con grande gioia, ma timore e tremore, che è biblico questo concetto, che noi partecipiamo perché siamo per il popolo, nel popolo e col popolo. Ecco, io dico a questa città stasera, assieme ai miei confratelli parroci, alzati, rivestiti di luce, incomincia a far brillare la giustizia, la legalità e soprattutto attraverso la conversione e il cambiamento di vita. Partinico ha risposto bene, di questo sono contento, perché rispetto a 12 anni fa c'era molta più gente, ancora tanto deve essere fatto, molta gente deve capire, deve riuscire a, come ho detto prima, capire quello che sta succedendo, e sicuramente non potremo mai uscire da questo condizionamento mafioso, non ci sarà un coinvolgimento ancora più grosso e ancora più massiccio. Questo è quello, è il messaggio che voglio fare passare, e questa manifestazione serviva anche a questo. Restiamo ancora in argomento. Tra i presenti alla fiaccolata per la legalità ieri sera c'erano anche l'arcivescovo di Monreale Salvatore Di Cristina, rappresentanti della politica regionale Addio Pizzo e l'amministratore della Policentro Daunia Alessandro Vergara, che ha sottolineato come in queste condizioni ambientali il progetto del mega centro commerciale non andrebbe a buon fine. Ma sentiamo di nuovo i particolari nel servizio di Federico Orlando. Savarino contro la mafia! Con queste manifestazioni si può sperare in un futuro migliore per Partinico e per la Sicilia? Manifestazioni di questo genere muovono le acque, soprattutto possono muovere le coscienze. Forse possono fare anche un po' paura a coloro che non amano di essere
così platealmente e così apertamente contestati. L'atteggiamento deve essere quello della società civile arrabbiata, preoccupata o speranzosa per questo tipo di manifestazione? No, speranzosa perché è un evento che tanta gente partecipi a Partinico a una manifestazione antimafia a viso aperto e camminando per le strade. È un momento di grande speranza, ma anche un momento di profonda riflessione, perché dobbiamo indignarci, perché la mafia oggi ha alzato veramente la sfida contro lo Stato. Cioè, oggi il territorio era controllatissimo alle forze dell'ordine per questa manifestazione. Si brucia la macchina questa notte, significa che Cosa Nostra qui non è allo sbando, ma è organizzata, ha una strategia e ha risposto con un violento attacco allo Stato, come una sfida forte allo Stato, bruciando una macchina la notte prima della manifestazione. Qualcosa è già cambiato, se siamo qui in tanti questa sera è la conferma che c'è una reazione popolare forte contro la mafia, contro ogni forma di criminalità organizzata, di una Partinico che vuole cambiare, vuole crescere, vuole sviluppo, vuole lavoro. Quanto è importante organizzare queste manifestazioni per dire no alla mafia? È indispensabile, c'è sicuramente la necessità di amministrare producendo atti e procedimenti amministrativi che ostacolino la criminalità organizzata, ma è importantissimo anche organizzare manifestazioni come queste per chi amministra, sentire il sostegno della cittadinanza, e vedere tutta questa gente oggi è molto importante. Si può sperare in una Partinico, in una Sicilia migliore? Assolutamente sì, e questa manifestazione io penso che servirà anche a incoraggiare chi ha subito danneggiamenti o intimidazioni dalla mafia a venire fuori e sapere che non è solo. E stare tutti insieme sicuramente incoraggerà questi imprenditori e può dare un buon futuro di prosperità, di sviluppo a questa non solo a Partinico ma a tutto il comprensorio. Da quando è nata Radio Pizzo avete registrato qualche cambiamento? Sì, abbiamo registrato dei risultati, sono cresciute le denunce da parte degli imprenditori e dei commercianti, soprattutto in città, però naturalmente ancora siamo ben lontani dall'obiettivo finale di abbattere il fenomeno del racket e dell'estorsione, in generale il fenomeno della mafia. E ciò che è successo in queste settimane a Partinico ne è la conferma, per cui è necessario un'assunzione di responsabilità da parte di tutti quanti, al di là del ruolo che si svolge quotidianamente. Una delle ipotesi degli inquirenti è che Partinico è comunque stato sempre centro di interessi economici, di attività. Siamo con il rappresentante del Policentro Daunia, una storia infinita che sembra adesso possa avere un esito positivo, ma voi da imprenditori, in un ambiente chiaramente non tranquillo, vi sentite garantiti? No, assolutamente, non ci sentiamo garantiti, ma non ci sentiamo garantiti da tempo, o meglio, sappiamo che ci sono gli strumenti per garantirci, per garantire lo sviluppo, per garantire il progetto. Ecco perché ho detto più volte e oggi lo ribadisco, il progetto andrà avanti solo, e quindi avvieremo il cantiere, solo se avremo le giuste garanzie, le garanzie sostanziali e non soltanto formali, quindi un protocollo di legalità sostanziale che consenta di garantire il progetto da infiltrazioni mafiose, un comitato di sicurezza che consenta di garantire la sicurezza del cantiere, di tutte le persone che in un modo o nell'altro entreranno in contatto. E questa sera alle 21 trasmetteremo sulla nostra rete le interviste integrate.